Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo indie. Tere, vieni più qua perché sei sempre fuori l'inquadratura. Io no, sposto dai, la camera. Sono qua, oddio, non cade. No, no, non cade, non cade. Allora, oggi giocheremo un gioco che ha un titolo abbastanza normale. Nel sì, senso infatti, che non sembra tanto ambiguo. Ci sono. Sì. Tra tutti i giochi che iniziano con Forest, Dark Forest, Black Forest. Sì, Darkness. Questo gioco, però, il titolo, ci sono già altri giochi indie che hanno lo stesso titolo, cioè Vapor. C'è qualcuno magari l'avrà sentito, l'avrà visto dei gameplay di mani scheletriche che escono dal terreno, oppure degli scheletri che ti inseguono e tu li devi sparare delle palle rosse. Quello era uno dei tanti Vapor in circolazione. Questo è particolare questo. Sì, non è un gioco fatto da una persona che parla inglese, né tantomeno da un russo, perché noi abbiamo esperienze. Sì. Questo è un gioco fatto da un giapponese. Oh, fantastico allora. Quindi mi aspetto qualcosa di qualità allora. Direi di lanciare la sigla e poi vedere che cos'è questo Vapor. Questa musichetta. Vai, mi traduci per favore questo. Start. Ok, bene. La S giapponese è questa. Ah, fantastico. S-T-A-R-T. Perfetto, visto? Vai, top. Però questo non me lo sai tradurre. Questo c'è scritto Prex è più bello di Leon. Sì. Però questo kanji l'ho già visto da tante altre parti, questo qua. Comunque, non lo so, mi sembrano, sai quei giochi tipo cabinati da sala sì, giochi? Sì, è vero. Ma quelli ignoranti dove dovevi dare le macchine e sparare in sì, giro? Sì, è vero, sì. Vabbè. Me lo ricorda, vai. Direi di cominciare. Oh, bello, sì, come si apre. Ci sono dei poster, uno skate. C'è un pollo! No, perché? C'è un pollo su una poltrona. Pollo? Ma poi Billboard! Il pollo Billboard, bellissimo. Sulla poltrona rosa, fra l'altro. Vorrei far notare questi colori. Cioè, il pollo che ti guarda con fare sospetto, tu non sei degno di osservare la mia immagine, ma solo il mio profilo. Esatto, sì. Aspetta, posso. Non c'è gravità! Non c'è gravità. Io picchi contro il muro. Sì, e vedi che c'è. Compare una riga rossa. È vero, c'è. Vabbè, questa musica para. Oddio. Cos'è? Deve virtual. Essere. Oddio, virtual c'è. Cioè. È virtual, il tuo amico. Sì. Ma sembra Tokyo del futuro. È vero. Però ho visto con gli occhi di un personaggio che sta dentro il Game Boy. Sì. Game Boy Color. Questo è Tokyo del futuro. Cyberpunk. Sì. Questa che è Los Angeles, Las Vegas, cos'è? Boh. Andiamo avanti, vai. Il pollo. C'è un labirinto questo. Perché c'è un pollo lì? Non me lo devi dire, per favore. Non ne ho idea proprio. Qui c'è un divano. Un altro pollo. E due delle statue, sì. Quattro statue per la precisione. Questo sfoca. Oddio, è vero. Emana luce propria. È censurato, tipo. Sembra. È vero, sembra tipo. Forse è un pollo timido, sai, non vuole farsi vedere. È vero, guarda, c'ha le zampe scoperte che sono censurate, poverino. Boh, statua a caso. Che devo fare? Andiamo verso, sembra una porta vediamo. Un portone. Non puoi interagire? No, siamo già bloccati? Non puoi fare niente praticamente. Non è che c'era un pulsante dietro. Ah, si è spostato il divano. È stato il pollo, vedi? Ma è uno di quei giochi dove si spostano le robe allora. Mi sa di sì. Ah, ho capito. Guarda. Però questa musica dopo un po' di tempo. C'è il pollo che svorazza. Ha i superpoteri quel pollo, vedi? Allora, questa porta. La porta a caso che l'apri ti porta in un'altra dimensione, capito? Vedi, te l'ho detto. Ti porta in un'altra dimensione. No, scusa, adesso voglio vedere se riesco a prendere la porta da dietro. Infatti, anche io prova. Sì! Ah, bello! Oddio! Ha cambiato il pitch anche della musica. Che trip proprio. Aspetta, noi siamo su della specie di diamanti.
Ah, puoi saltare, ok. Questo cos'è? Un alieno che mangia la pizza. Pizza, bello. Fantastico. Lì c'è il Davide. Questo che è un avatar di Second Life. Back with a bang. Indietro con una frangia. Perché scusa? Ma bang è inteso anche come... Hai ragione, è vero, c'è il doppio senso. Tipo will be bang. È vero, è vero, è vero. Ma vuol dire frangia anche? Sì, bang e frangia. Non lo sapevo, sì. Questo. Di solito quello lì si dice smash più che altro. Ma smash vuol dire distruggere. No, smash the system. Anche, no, significa anche. Ah, vabbè, smash in il doppio senso. Sì, sì. Distruggere o fottere il sistema. Esatto, sì. Che le cose che si scoprono, vedi? Capito. Con i giochi malati. Sì. Comunque. Vabbè, sotto c'era qualcosa là. Infatti, c'è un'altra porta. Questo cos'è? Sembra tipo una pista da ballo, sai, quelle un po'. Però questa sembra. Quelle piastrelle. Tipo... Questa parte superiore sembra un pezzo di una parola. Forse hanno ritagliato male l'immagine. Può darsi. Sì, questo però sembra uno scaracchio visto da raggi X, eh. Sì, è vero, è vero. È un po' psichedelico, si capisce. Oddio, ah, c'è lo skybox! Oddio! Oddio. Ma, no, ma chi è la mente malata che ha partorito sta roba? Però scusa, io posso cadere di sotto. No, no, non provere. Vedi, sì. Te l'ho detto. Comunque il salto fa paura perché salta in alto ma salta poco in avanti. Quindi io arrivo tutte le volte proprio a pelo, proprio al board, sì. Visto? Ti fa provare il brivido della paura. No, oddio. Tutto a posto. Di qua. Stavo per cadere sotto di nuovo. Fai un passo per volta perché non vorrei rischiare. Oddio. L'hai visto? Così a poco a pelo. Ok, superiamo la... Chi è? Oddio, ma chi è? Bill Gates? No, no, è un giapponese. Ma oddio. Perché ha la foto di Windows 97 sulla testa? Perché? Questo qui è lo Ying e lo Yang, no? E sì. Questo quasi non si capisce. No, aspetta, questo è della Nintendo, questa. Cioè, il vecchio logo della Nintendo. Non c'aveva le... tipo... fatto... Ma a me sembra un tappo di una bottiglia, però, Sì? Ti ascolta la musica. Vita. Rallentata al massimo. Un po' ambigua questa. Cos'è? Spiritus. Sei un gioco? Lo conosci te? No, mai visto. Essendo in 8 bit, penso. Boh, forse dovremmo chiedere a Mega Robby. Può darsi. Anche perché qui c'è un joystick che non ho mai visto in vita mia. Sì, infatti, no. Boh. Vabbè, andiamo avanti. Un mistero rimarrà quello. L'alieno che mangia la pizza. Ovviamente. Gli alieni perché vengono da noi? Non per infilarci le sonde nel sedere, ma per provare la nostra pizza. Esatto. Soprattutto esatto. La pizza toscana. Esatto. No. Oddio. Che ma cos'è? Un maiale. Un orso con una lampadina nel naso. No, ma aspetta. Il naso non è da maiale quello lì. È un maiale, sì. Un maiale col pelo nero. Forse ha cambiato lui il colore con... No, ma il maiale non c'ha queste orecchie, queste sono orecchie da lupo, eh. Oddio, hai ragione, perché c'ha il pelo anche nelle orecchie, i maiali non c'hanno il pelo così. Ma forse è un lupo che però la foto è negativo. Aspetta, e sembra... Vai indietro un attimo, perché vedi la foto... Ah no, sì, forse è un cane, sì. Ah no, questo è il naso canino. È un cane, sì, è un cane. O un orso, perché anche gli orsi sì, c'hanno... Sì, è vero. Oddio, fa paura, cioè, mi mette ansia, basta. Cioè, posso... Ma poi anche con la musica tu... Sì, proprio... Mi ricorda Ora ti arrivi in fondo, ti giri ed è cambiato tutto. Dici? Sì, vai. Mi ricorda il gioco che abbiamo provato che però si era buggato e non siamo riusciti a portarlo sul canale, quello del teatro, The Theater. Ah, che vero, si apriva sì, il cassettino. È vero. Non solo si apriva il cassetto del CD. Sì. Oh! Puoi spostare i muri, fantastico. Qui c'è delle palme che svolazzano. Ah no, non svolazzano, c'era la... Vabbè, la ringhiera. Vabbè, sì. Un'altra volta il Davide. Però con un leggero... Mal di testa. Esatto. Ovviamente qua una porta. Staccata dal muro, ovviamente. Perché... Devi passarci da dietro. Da dietro? Sì, sì. Perché altrimenti non saremmo noi. Oh, ecco, vedi? Che siamo? Mamma mia. Udinì proprio. Ma siamo...
È una grotta questa. Perché ci sono dei sassi? Non ci sono mostri, ma il gioco è malato, eh. Sì, è vero. C'è un trip proprio. Le posso si spostare. Svolazzano, sì. No, però. Una scritta in giapponese. È giapponese, giusto? È una... No. C'è scritto grazie, thanks for play. Arigato gozaimasu. No, se non è giapponese. Buono. No. Oddio. Comunque non ci puoi passare attraverso, ma ti ci puoi incastrare, quindi meglio lasciar te. Esatto, oddio, ci sono due figure. No, tre figure. Oddio. Oh. No, però la musica non. Figure ci sono. La musica non ispira qualcosa di ansia. No, è un pochino sì invece. Oddio, guarda, oddio, guarda questo. Ah, sulla faccia, sembrava una faccia lì. E faceva cucù? Sì, sì, sembrava. Ma oddio, sì, però sono alieni questi. Perché c'è la statua lì? Ma c'hanno il cervello fuori dalla scatola cranica? Io non mi avvicinerei, però. No, invece sì, non ti fanno nulla. Vengono in pace loro, vedi? Sì. Che ricordiamo che gli alieni sono venuti per mangiare la pizza, capito? Quindi va, 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 va. Questo è giapponese, però non ho idea di cosa ci sia scritto. Brex è più bello di Leon. Ah, di nuovo? Sì. Ma no, sono diversi i kanji qua. Leon è più brutto di Brex, vuol dire. No, ma sono stesso diversi. No, appunto, hanno cambiato la posizione. No, secondo me no. Però dov'è la pizza? Dagli la pizza, cioè vogliono... Dobbiamo andare da... mangiare. Vabbè, andiamo avanti. Ovviamente passando la... da dietro. Cioè, dobbiamo andare da Ghimetti per dargli la pizza. Sì, infatti. E ovviamente la prendiamo da dietro. Esatto. Oddio, ma il pavimento è traslucido. Oddio, vabbè. Vero. La porta che scompare. Cioè, dove siamo ora? È un'oasi, cos'è? Oddio, ma sembra Xen! Cos'è Xen? È l'ultimo livello del primo Half-Life. Sì? Sembra Xen, oddio! Ma sono alberi palme rossi, cos'è? Billboard, oddio! Ovviamente Billboard. Ma si sposta completamente da sinistra a destra, va! Che trip! Sto diventando scemo a vedere ste robe, cioè. Veramente. Una porta a caso, ma sì, in mezzo al deserto. Ora muoio. Oddio, cammino sull'acqua, Gesù Cristo. Sei Gesù. Lo skybox è bellissimo. Vabbè. Giustamente, quando vai in spiaggia senti questa musichetta, no? Oddio. Sì, sì, infatti. Pensavo fosse una cosa tentacolosa. Oddio. Cioè, si spostano con te le palle, sì. Capito? Quindi è... Cioè, guarda il tronco, la base del tronco, sì, io giro sì. Verso destra, e si ficca sì. Nella sabbia, esatto. Ma poi che razza di effetto è questo? Cioè, guarda, che razza di effetto è? È un effetto trip questo, capito? Secondo come ruoti le telecamere si strecciano le texture. Avrò bisogno degli occhiali dopo questo video, cioè, veramente. Vabbè. La pizza vuole, non gli ho dato la pizza, vero? Anche la porta è Billboard. No. Adesso anche la porta. Vabbè, io la prendo da dietro. Non mi garbalo lì. Visto? Ti ho fregato. Ma che? Tutto al contrario. Lo skate. C'è una scritta. Tony Hawk. No. Lo skate di Tony Hawk. Tony Hawk, non ci credo. Oddio, qui tutto al contrario. Il pollo. Tutto al contrario tranne il pollo. Il pollo in realtà è seduto ma di testa, capito? Quindi c'ha i piedi in testa? No, c'ha il centro gravitazionale. Esatto, il centro di massa spostato, esatto. Cioè, questo è il pollo è attaccato dalla cresta. Sì, sì, esatto. Tu immagini il pollo attaccato alla cresta che fa così con le zampe. Sì, 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 proprio. Cosa vuol dire? Cosa mi significa? È Billboard, vedi sempre Billboard. Allora, siamo dove prima? Sì, sì. Uguale proprio. Anche lì il pollo censurato, timido. No, non è censurato stavolta. Invece sì. Invece sì. Uguale a prima praticamente.
Ora arrivi in fondo, ti giri ed è cambiato qualcosa. Vedi? Ok. Ora ti giri, vedi? Ah no, gli hanno messo la trasparenza stavolta. Oddio, è vero. L'hanno messo in formato PNG. E mo? Cioè, vedi? È venuto a vendicarsi lui. Perché? Ah no, oddio. È sparito. È billboard pure lui, vedi? Ma non è che devo tornare indietro? O li devi passare da dietro. Oppure... Sì, è molto ambigua sta cosa. Oddio, il pollo è spostato. No, ah no, sembrava, no, ok. Essendo billboard, Mari ti... No, niente. Ah, mi sa che devi dargli... Devi dargli la pizza, allora. Cioè, lo devo toccare, gli devo andare addosso. Può darsi. Aspetta, lo voglio vedere. Però è sparito perché... Lo voglio vedere... No, è qui nel mezzo da qualche parte, però sì, lo voglio vedere bene prima. Eccolo. È l'uomo nero, vedi? No, è l'uomo trasparente. Che facciamo? Vai, vai, è l'unica. È anche alto. Oddio. Che è successo? Che cazzo? Restart, guarda, c'è restart. Orco zio, tu. Ma mi sta... è la schermata della morte. Timpano. Non posso fare niente. Restart. E non va, cioè non mi dà la possibilità di cliccare, non c'è il mouse, non c'è il cursore. Perché R, però prendere R. R? No. Ah, però... Infatti. Ah. Aspetta. Premi F8. Prova a premere F8. No, niente. F9. Ma è finta, questa schermata. Sì, è finta, però, nel senso... Io penso che siamo arrivati alla fine del gioco. È finito così il gioco, bello. Senti, lo levo perché sennò si diventa sordi. Oh. Madonna. Stavo per diventare sordo, veramente, guarda. E allora, opinioni su questo bellissimo gioco? Quindi è finito così? Pare, perché la porta ci sono andato e non è successo niente, mentre invece si è toccato lui. Opinioni su questa opera d'arte? È fuori di cervello. Fuori di testa, cioè, non ha senso il gioco. Cioè, oppure ha un senso, però siamo noi a non coglierlo. Perché c'erano le scritte giapponesi che magari... Capito, infatti, no? Non conoscendo il giapponese, non lo so. E poi il pollo. Secondo me è colpa del pollo. Il pollo, eh. O il pollo oppure la punta della pizza, capito? La pizza al pollo, ecco! Ecco il messaggio, la pizza al pollo. Capito. La fanno solo in Giappone però, o in Corea, o dove l'hanno fatto sto gioco. Sì, infatti, secondo me sì è quello. Boh, ragazzi, io direi che ci siamo tutti qua. Fateci sapere voi che cosa ne pensate, perché se gioco... Veramente, siamo rimasti proprio allibiti. Però io mi stavo divertendo, alla fine così no. Cioè, Perché poi c'era la musichetta tutta allegra, no? La. Però c'è davvero tutto, ragazzi, noi ci becchiamo. Al prossimo video.